Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per averci invitato questa sera a questa celebrazione. Ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta riconosciamo che è un dono speciale del tuo amore. Ognuno di noi oggi poteva essere in qualsiasi altra parte. Abbiamo scelto di essere qui, oh Signore, per adorarti, per benedirti, per riempirci di te e vivere il Natale in maniera diversa, con la tua presenza nel nostro cuore. E allora veniamo da diverse parti anche della Sicilia, non soltanto di Palermo, il padre Francesco vengono da Messina, ci sono altre persone che vengono da altri paesi. E ringraziamo, Signore, perché chi ci ha chiamati sei tu. E allora vogliamo invocare il tuo Spirito, Signore, e invocando il tuo Spirito, Signore, vogliamo diventare una cosa sola. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Vieni e riempici della tua presenza e della tua potenza. E nel tuo nome, oh Signore Gesù Cristo, per la potenza del tuo sangue che hai versato sulla croce per noi, riduciamo al silenzio qualsiasi spirito di disturbo. Li inchiodiamo in piedi della tua croce perché tu possa disporre secondo la tua volontà. E su questa celebrazione, su questo popolo santo di Dio, Padre, effondi lo spirito dell'amore, quello spirito che ci permette di vivere questa celebrazione non come un rito, ma come un'esperienza d'amore con te. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Thank you.
perché chiunque piede ottiene, ricerca trova, a chi bussa viene aperto. Tra di voi quale padre darà a suo figlio che lo richiede un serpente invece che un pesce? Oppure se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Dunque voi, se voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Vangelo secondo Luca 10, 9, 13. Benediciamo l'acqua e il sale con i quali saremo stessi in memoria del nostro battesimo. Padre, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi tuoi fedeli, assersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, Padre, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come hai ordinato il profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, mediante questo duplice segno di purificazione, vogliamo essere liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. E vogliamo, Signore Gesù, essere aspersi da quest'acqua benedetta. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio, alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono adattati, vengono a te. Isaia 64. Ti ringraziamo, Signore Gesù, siamo noi radunati, veniamo da lontano per benedirti e per, Signore Gesù, essere ripieni della tua presenza. Ti ringraziamo, Signore, perché ci a chiedere, chiedete e sarà dato. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per questo invito a chiedere e in ogni richiesta ci doni il tuo Spirito Santo. Questo Spirito Santo, Signore Gesù, che ci permette di gridare anche a noi eterna la tua misericordia, di uscire, oh Signore Gesù, da ogni situazione di morte e di oppressione, ed entrare in queste dinamiche di vita dove noi possiamo dire eterna è la sua misericordia e sentirci, oh Signore, quella pietra scartata dai costruttori che diventa testata d'acqua per la costruzione di qualcosa di nuovo. Signore, siamo in una mesa di intercessione e tu ci inviti a chiedere. Vogliamo chiederti, oh Signore Gesù, e in questo passaggio dove veniamo benedetti con l'acqua battesimale, vogliamo fare memoria del nostro battesimo, che è memoria di vita, memoria di risurrezione. Thank you.
Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Adesso vi verrà eseguito un confetto, un bonbon con la parola lode, 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 perché oggi è un anno, è passato un anno dalla celebrazione delle messe in questa Eucaristia. Ubicidito fece un anno giusto e quindi un anno dobbiamo festeggiarlo. E festeggiamo con questi confetti benedetti, perché, lo vedremo anche nell'omelia di stasera, abbiamo una condanna, tutti noi abbiamo una condanna, la condanna è essere felici. Bisogna, stiamo facendo l'omelia sulle cose necessarie, è necessario fare festa, dice Gesù. Quindi togliamoci le facce da Venerdì Santo, con tutti i problemi che possiamo avere, e indossiamo una bella faccia da giorno di resurrezione, perché è necessario, bisogna fare festa. Questa è la parola di Gesù, quindi prendiamoci questo confetto e facciamo festa insieme a Gesù per le meraviglie che compie nella nostra vita. Grazie. Grazie. Thank you.
Preghiamo. Padre, il tuo unico figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutta l'umanità. Benedisci, guarisci e libera le nostre sorelle e i nostri fratelli che sono nella sofferenza, perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per la preghiera della Chiesa godano della consolazione, della guarigione e della liberazione promessa nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Oh.
In quel tempo Gesù è entrato a Gerico, attraversata la città, ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Altre 6.
e comincia, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che è necessario dire. Quando vi chiameranno nei tribunali delle cose, qui nessuno ci chiama in tribunale perché noi siamo cristiani, sono finiti quei bei tempi della persecuzione, adesso se sei cristiano o cristiano non interessa a nulla. Comunque, a parte questo, noi nella nostra vita abbiamo sempre dei tribunali. Quando qualcuno ci insulta, qualcuno entriamo in lite, allora cosa diciamo nella nostra mente? Gli dirò questo, gli dirò quello, gli devo dire questo, gli devo dire quello. E noi non facciamo altro che rimuginare queste parole negative nella nostra testa, e siccome la vita dipende da come pensi, noi pensando a queste risposte malvagie, maligne, di difesa, noi ci negativizziamo. Noi dovremmo imparare a vivere, noi non dobbiamo avere ragione, noi dobbiamo essere felici, quindi a volte anche con il torto. Noi non dobbiamo vincere ogni causa, noi dobbiamo vincere davanti a Gesù. E allora quando tu verrai accusato, quando tu verrai insultato, quando verrai chiamato, non stare lì, in quel momento apri la bocca e lo Spirito Santo parlerà. È necessario dire, te lo dirà lo Spirito Santo. Allora noi dobbiamo imparare a lasciarci andare. Noi siamo sempre controllati, devo dire questo, controlliamo quello, controlliamo quello. Il segreto della vita spirituale è abbandonati, abbandonati. In questo abbandono il Signore opera nella nostra vita. Ecco qua. E la cosa importante che noi dobbiamo fare è questo abbandono nelle mani del Signore. Perché in quel momento lo Spirito Santo interviene. Ma ecco, il passo che il Signore ci ha dato all'inizio, voi che siete malvagi, già il Signore è un po' offensivo, cominciamo a scambiare, voi che siete malvagi, ma quello lì, se noi siamo buoni, invece non siamo cristiani. No, voi che siete malvagi, date cose buone ai vostri figli, il Padre vostro dice da me cose buone, cosa darà lo Spirito Santo? Quindi la cosa importante è stare in comunione con lo Spirito Santo. Difatti poi, vediamo, numero 10, questi fogli furono dati la volta scorsa, se qualcuno lo vuole trovare su internet, disse loro una parola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Dobbiamo, ecco, è necessario pregare sempre. E voi mi dite, ma come facciamo a pregare sempre? Ma anche i bambini ci riescono, perché tra una cosa di qua, una cosa di là, come fai a dire sempre preghiere? Ma non è che tu devi dire preghiere, devi restare in comunione con il Signore. Ieri ci siete andati a messa, nella seconda lettura San Paolo ci dice che cos'è la volontà di Dio. La volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio, vi ricordate, succede qualcosa di negativo, sia fatta la volontà di Dio. Ma invece la volontà di Dio, scritto chiaro chiaro, c'è scritto, state lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie a Gesù, grazie a Gesù, grazie a Gesù. Questa è la volontà di Dio. E per gli ebrei, la cosa che è messa nel mezzo è la cosa più importante. Cosa c'è nel mezzo? Pregate sempre. Se tu preghi sempre, sarai contento e in ogni cosa, anche nelle cose negative, vi ricordate Monsignor Regius, mal di testa, loda il Signore. I giovani nella fornace, fuoco e calore, lodate il Signore. Allora, se noi siamo in comunione, come fare a restare in comunione continua con il Signore? Perché dice il punto mai lungo, mentre stai facendo sempre, devi essere in comunione con il Signore. Io ad esempio ci riesco, ma però ecco una cosa personale, io devo fare col respiro, io ogni tanto mi collego. Gesù, grazie. Gesù. Quindi col respiro, ogni respiro, secondo le abituate, però è una cosa mia. E ognuno deve trovare un modo per restare sempre in comunione di preghiera, perché non possiamo dire sempre il rosario, non possiamo dire sempre le preghiere, ma in comunione di preghiera sì, restare attaccati all'amore, e allora tu sarai sempre contento. Potrai avere tutti i guai di questo mondo, ma sarai contento e contenta, perché non vivi qui, ma sei in un'altra dimensione, la dimensione dello spirito. Ecco la necessità di pregare sempre senza stancarsi, della vedova. E Gesù dice, questa vedova andava da un giudice malvagio, che non temeva Dio, non temeva il cuore, faceva tutto lui. Però sta vedova ogni giorno, mi giustifica, mi giustifica, mi giustifica. Non ne poteva più, dice, io non credo in Dio, non credo negli uomini, ma per la vita di no? Gli fa
Cioè, quindi, figurati se Dio che ci ama non ci farà giustizia. Solo che noi facciamo un giorno sì, due giorni no, un giorno sì. Pregare sempre, essere Sant'Agostino, il duro Olimpo, dice, e l'inferno, dice, perché noi dobbiamo pregare sempre, perché dobbiamo convincere noi stessi di quello che vogliamo. Difatti, abbiamo detto diverse volte, la cosa più difficile è sapere cosa vogliamo. Avete visto i bambini quando hanno la gregnanza e il piatto, e gli dai il biscotto, e gli dai questo, e gli dai la caramella, non vuoi, però quando piange. E così siamo noi certe volte, non sappiamo quello che vogliamo per noi. Perché poi, per gli altri, degli altri, noi sappiamo cosa vogliono, noi lo sappiamo, e cosa vogliono gli altri, preghiamo per quello che vogliono gli altri, noi dobbiamo pregare per quello che vogliamo noi. Ecco qua. E lo Spirito Santo ti insegnerà ciò che bisogna dire. Altra cosa successiva: però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Questo episodio si riferisce a quando Gesù ormai è diventato un personaggio pubblico ed Erode, che ha fatto ammazzare Giovanni Battista e sente parlare di Gesù, vuole ammazzare anche Gesù perché è un personaggio scomodo. E allora cominciano a cercarlo. E allora gli dico: stai attento, perché Erode ti sta cercando, perché ti vuole ammazzare. Gesù dice: no, io vado per la mia strada, continuerò a fare guarigione e andrò verso Gerusalemme, sapendo che a Gerusalemme si compirà il suo destino. E così, ecco perché è necessario che oggi o domani io vada per la mia strada. Questo è per noi. Che significa? È necessario che tu vai per la tua strada. Quando tu fai un cammino, qualsiasi cammino, un cammino ecclesiale, un cammino di vita, un cammino lavorativo, ed è un cammino autentico, ed è un cammino che ti porta verso la piena realizzazione di te, tu troverai degli ostacoli. C'è un'indagine che dice il 15% delle persone è a favore di te, il 15% è contro di te dichiaratamente, il 70% è la bandiera avete visto, è di stoffa. Va dove va il vento, il 70%, quindi gira dove va il vento. Allora, questo 15% è con te e il 15% è contro di te, non avrai mai la totalità. E poi, quindi, è necessario che tu vada per la tua strada, tu non puoi fare contenti tutti. Oggi a tavola mi diceva mia sorella, a mangiare un punto popolo candido, cioè le cose credine che dice lei. E poi c'è quella, bisognava fare festa e rallegrarsi, e la parabola del figlio prodigo, famosissima, che questo figlio che torna è un disgraziato, perché si mangia tutta la verità, si mangia tutti i piccioli, e che torna e mi dice, povero papà, vestito, c'è pensando a mia, è Natale, quindi facciamo un Natale, riconciliare, no, torna perché ha fame, non torna per affetto, io che oggi devo mangiare, qui manco i bianchi posso. Torna da mio padre che neanche serve, e torna. E suo padre doveva dire, dove ti sei fatto l'estate di fare l'inferno ora? No, tu mi hai lasciato, ma il porcaio, fuori dalla religione, fuori cosa? Suo padre, gli ho detto in un'altra occasione, corre, lo abbraccia, lo bacia, gli dà il bancomat, ma gli dà il bancomat, a questo che si mangia tutti i piccioli, gli dà il bancomat, quel corre l'anello, gli dà il bancomat, gli dà un vestito, lo abbraccia, lo bacia. E facciamo festa. Il fratello maggiore aveva torto, che non voleva. Sapete come se tra fratelli c'è sempre la gelosia, qui c'è lo zonnico e dai e poi, quindi c'è sempre la gelosia e non vuole. E il padre dice no, bisogna fare festa. Quando noi ritorniamo a Dio, quando noi ci riconciliamo con Dio, è festa. E la festa bisogna farla sempre.
Sempre. Perché se noi non facciamo la festa con il Signore, troveremo altri modi per gratificarci. Ci gratifichiamo nel cibo, ci gratifichiamo nell'altro, ci gratifichiamo nel sesso, ci gratifichiamo nel potere. Cerchiamo qualche cosa per essere contenti. Ma la vera gioia è nel Signore. Bisogna fare festa, è necessario, perché noi siamo nati per fare festa. E l'amico dello sposo, Gesù non ci chiama, ma è scritto noi, voi siete miei amici, e l'amico dello sposo era l'animatore della festa. Noi siamo chiamati ad essere animatori della festa. E quando mancano le cose, conclude il profeta Abacuc, dice, le foglie
Certe volte noi nella nostra vita abbiamo avuto delle scissioni, delle lite, delle cose. L'ho perdonato, però non ci parlo più. L'ho perdonato, lo incontro, lo saluto. E qui dobbiamo vedere le nostre ferite, però ecco, se noi vogliamo arrivare alla fine, dobbiamo recuperare le persone. Dobbiamo recuperare quelle persone. Perché se non le recuperiamo, resteremo sempre con una parte che ci manca. Allora, non significa che magari con persone con cui tu hai avuto delle viti grandi, non significa andarci a mangiare la pizza insieme, ma un recupero. Vi ricordate, guardate che tutti ci incappiamo. San Paolo, nel suo primo viaggio missionario, partì con Marco, Marco Vigilio, quello che ha scritto poi il Vangelo di Marco. Marco, a metà del viaggio missionario, ha avuto paura, nostalgia della mamma, e ritornò indietro. San Paolo se lo pegò al dito, lo leggiamo negli Atti degli Apostoli, tanto che quando poi nel secondo viaggio Marco voleva ripartire di nuovo, disse no, no, tu con me, chiuso, hai finito. Quindi Marco restò tacciato dal grande evangelizzatore che lo aveva rifiutato. Quindi tra Marco e Paolo c'era stata una scissione. Quando Paolo ormai è vicino alla morte, è nel carcere, ma nel fino a Roma, e da lì lui sa che uscirà soltanto per essere ammazzato, difatti lo porteranno nelle tre fontane e gli taglieranno la testa. Prima di essere ammazzato scrive quella bellissima lettera che dice: io adesso sono pronto per partire, sciogliere le vele e tornare. Però scrive: portami le pergamene. Ormai era cieco, pure voleva leggere la Bibbia. Vi ricordate Aldo Moro quando fu arrestato? Datemi una Bibbia. E lui sentiva il bisogno di leggere. Portami le pergamene, portami il mantello, mantello dell'amici, perché uno sente il calore dell'amicizia, e portami Marco perché mi sarà utile nel ministero. Ma come ti sarà utile nel ministero? Paolo, ma cioè ormai è lì, stai per morire, ma con questa lettera scritta che poi è passata nella Bibbia, Paolo riabilita Marco, dice lo voglio di nuovo con me nel ministero. Ecco, allora l'importante è non soltanto dobbiamo perdonare, ma dobbiamo riabilitare anche i nostri nemici. Quante volte diciamo, sì, ha perdonato, ma a me ne fece passare, tozzia, me ne fece passare, meglio con parlo, e se parliamo ancora meglio, perché non parlare, quindi dire così, restiamo nel vago e facciamo immaginare di tutto e di più. Quindi i nemici vanno perdonati e riabilitati. E l'ultimo, Zaccheo, e abbiamo finito. Quando giunse sul luogo disse: Zaccheo, scendi, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Chi è Zaccheo? Zaccheo è il capo dei pubblicani, il capo degli esattori delle tasse. E Roma e la sinagoga aveva scomunicato gli esattori delle tasse, li aveva scomunicati. Quindi loro non potevano fare la comunione, non potevano fare niente, diciamo, erano fuori. E questo Zaccheo ricco, però era basso. A noi, che Zaccheo fosse un 1,50 o fosse una stanga di 2 metri, che ci interessa? Però nel Vangelo chi è basso di statura? I ricchi sono tutti bassi di statura, come mai? Perché il ricco non cresce. Non significa che dobbiamo essere poveri. Nel Vangelo noi dobbiamo essere signori. Il ricco è colui che tiene per sé. Il signore è colui che condivide, mangia e fa mangiare. Così, perché noi cresciamo di statura morale condividendo quello che siamo con i nostri talenti, i nostri carismi e quello che abbiamo. Così noi cresciamo. Zaccheo sente parlare di Gesù, Gesù ormai è famoso, corre, vuole vederlo, però non riesce perché è basso. E allora sale su un alberello, su un sicomoro, e Gesù lo guarda e gli dice due cose importanti: scendi, oggi devo fermarmi. Per prima cosa scendere, dobbiamo scendere dai nostri piedistalli, dobbiamo scendere da tutto quello che noi vogliamo essere, vogliamo apparire, dobbiamo mostrarci per quello che siamo a livello di terra. E scendi, la prima cosa per noi, quindi scendere, oggi devo fermarmi a casa tua. Attenzione, Gesù non è venuto per noi che siamo buoni, bravi e belli,
Gesù è venuto per i peccatori, Gesù è venuto per i malati. E quindi noi, il vescovo di Novara, nell'introduzione all'anno pastorale, disse: preti, non contentatevi di quelli che sono sempre attorno ai preti, e cercate i lontani, cercate più lontani. E a settembre, segretaria del vescovo, Monsignore Eccellenza vuole parlare con lei. Si, che succede? Io con Gesù dico: Eccellenza, che c'è? Dice: ma so che tu devi celebrare una messa a Busto Arsizio, in un centro olistico. In effetti il centro olistico gli aveva fatto un congresso sulla guarigione, e la signora, che è una, invitò me per attirare le persone. Io sapevo che mi avrebbero usato, però a me interessava evangelizzare, l'ho detto di sì. Però essendo un centro olistico, essendo un centro, si scatenò addirittura da Roma, arrivò una lettera, proprio da Roma, dal Gris, no? Allora dice, adesso ci senti, arrivando una lettera dal Gris, una da Roma, da Milano, cosa? Se eccellenza, dice, sì, io sono come Gesù. Gesù va a cercare i lontani, io devo andare. Ma sai, lì ti usa, in effetti lì, tu parlava di reincarnazione, tu parlava di spiriti, tu parlava di anime, tu parlava di angeli, mi sentivo confuso. Cioè, io ho parlato di Gesù, ho fatto una messa di guarigione. Mi ha detto: per me il vivere è Cristo. Comunque lei ha detto: se lei che scrive la lettera, che non mi ha scritto, e io sono andato lì a celebrare. E anche lì a celebrare, in quella cosa c'era una signora di Oreggio che non era mai venuta in chiesa. E si diceva: ma chi sta Oreggio? Oreggio grande, perché c'è solo due Oreggio. Oreggio grande, quello vicino a Bellezza, così per servire, sì. Praticamente questa signora andava lì a Busto e non veniva, adesso viene sempre alla messa e alla preghiera del martedì, per le avventure del giorno, ma l'ha dovuto scoprire a Busto. E concludo ricordando come il Signore c'ha sempre un motivo per chiamarci. Padre Tardifi, nel suo primo libro, racconta che la moglie del presidente dell'Azione Cattolica aveva un tumore all'utero, e allora hanno fatto una messa di guarigione per fare guarire i cristiani. E durante la messa Padre Tardifi fa una profezia: qui c'è presente una donna con un tumore all'utero che guarisce. Se la gente che deve entrare, che può pensare? Se la gente che deve entrare, una casa della rosa, se sta arrivando a vedere.
indipendentemente da quello che fanno, noi non sappiamo che progetto c'ha il Signore su di loro. Amen. Thank you.
presenza del Signore che porta su di sé il dolore del mondo, e gli vive regna nei secoli e nei secoli. Amen. Signore è con voi, e con noi il suo Cristo, in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È veramente giusto rendervi grazie, Padre. Tu hai voluto che tu per soccorrerci nell'ora della prova e santificarci nell'esperienza del dolore. Mediante la preghiera della Chiesa ci purifichi e ci sollevi, e con la grazia dello Spirito ci rendi intimamente partecipi della vittoria pasquale. Per questo segno della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Santo.
Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e che rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto XVI, il Vescovo di questa eletta Chiesa, Paolo, e tutto il popolo cristiano. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, Cannella, Carmela e Domenico, Villarella, Giuseppe, Giorgio Caviglia e tutti i nostri parenti, amici e benefattori, Antonino e Anna Genovese e tutti i nostri cari. Ammetti di godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella beata eternità di ciascuno di noi, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come fratelli e sorelle ci rivolgiamo a Dio dicendo: Grazie.
Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
perché animati dalla speranza che non delude, sperimentiamo la forza di consolazione, di guarigione e di liberazione del tuo spirito. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Tu avvisi prima di passare alla preghiera di guarigione. La prossima messa di intercessione qui nella cappella.
merda, psichi, insomma. Il nostro spirito si ricorda allora, ecco la parola più alta, si unisca a te, che si unisce al Signore nella forma della cosa sola. Ti presentiamo, Signore, allora tutti i nostri nomi, tutte le nostre devianze nella spiritualità, l'adorazione degli idoli, tutto quello che abbiamo potere. Questa sera, Signore, ti chiediamo, passando in mezzo a noi, donaci, Signore, la tua grazia, quella grazia che ci permette di diventare una cosa sola con te. Donaci, Signore, la guarigione, dalla religione, da sentirci contenti, perché abbiamo detto nelle preghiere, Gesù, noi vogliamo un'esperienza mistica con te, vogliamo unirci con te, diventare una cosa sola, vogliamo questa esperienza che ci porta oltre, oh Signore, ogni discorso religioso, come tu Gesù è una cosa sola con il Padre, noi vogliamo diventare una cosa sola con te, ma qui abbiamo bisogno di guarire dalle nostre paure, dalle nostre visioni religiose, dalle nostre visioni troppo personali. Passa in mezzo a noi, Signore, e donaci la tua guarigione. Grazie.
Concludo con questo. Mangiatoia in greco si dice fatne, e la mangiatoia, quella del presepe, è falsa. È falsa. Perché la mangiatoia di cui parla Vangeli era quella dell'asinello. Quando si partiva, c'era l'asinello, aveva una specie di sella, e non so, ma adesso, insomma, praticamente c'era, da una parte si mettevano gli attrezzi di lavoro e dall'altra si metteva il pane e il formaggio da viaggio. Quando nasce questo bambino, viene messo nella mangiatoia, ma non era nella mangiatoia mobile, la fatne, cioè in quella parte dove si metteva il pane, si mette Gesù che diventa pane, che poi diventerà il pane consacrato, vedrete che significa città del pane, casa del pane. Quindi anche noi, nel nostro cuore abbiamo due parti, una parte di sporcizia, di peccato, di lamentela, e l'altra parte abbiamo il pane, le cose buone. Ecco, portiamo Gesù nelle cose buone. Di solito quando abbiamo un quadro, offrila a Gesù, offrila a Gesù. Ecco, stavolta a Gesù offriamo la gioia. Offriamo la gioia di questo Natale bellissimo. Grazie a Gesù. Thank you.
you.